Il programma è offerto da... Il ruolo dei capelli. Definirli una parte del corpo è veramente riduttivo. È un accessorio che portiamo 365 giorni all'anno. E Marta lo sa bene e ha voglia di un punto di vista diverso. E noi siamo qua per questo. Mi chiamo Marta, ho 54 anni e faccio la parrucchiera. Vi sembrerà strano, ma sono molto amica di Anna Maria e un giorno ci siamo incontrate, io avevo voglia di cambiamento e lei mi ha fatto questa proposta, allora ho pensato perché no? E quindi sono qui per questa giornata, per questa avventura. Marta, ciao. Benvenuta. Partiremo subito con l'armocromia. Si fa un gran parlare di questa armocromia, è molto di tendenza, ma c'è molta confusione perché da una foto, da un'app non riesci veramente a capire quali sono i tuoi colori amici. Okay. Ora lo faremo dal vivo e partiremo con l'oro e l'argento, che sono l'apoteosi del caldo e del freddo. Con l'argento guarda quei punti dove quando sei stanca lo noti di più e vediamo cosa succede cambiando telo. Sembro quasi abbronzata. Bravissima. Ti dà proprio, è come io lo chiamo un interruttore, spento e acceso, vero? Spento e acceso. Quindi abbiamo già capito che sei da toni caldi. Man mano capiremo se toni caldi, chiari o scuri. Ok. Vediamo il verde, che è un colore molto di tendenza. Quale tipo di verde è meglio per te? Qui abbiamo un verde salvia. Salvia. Wow. Direi questo che è più brillante. Non è tanto una questione di brillante, ma deve avere un tono sotto di caldo, il giallo. Ok. Deve esserci del giallo dentro. Sì, questo mi piace di più. Ti sta molto bene, tra l'altro. Il blu è un colore che usi? Non mi piace. Brava. Io vedo prima il colore e poi vedo te. Sì. Invece se faccio così... Questo mi piace di più. Bravissima. È sempre un blu, è un ottanio, sì. Ma ha dentro questa parte di giallo che scalda e quindi scalda l'incarnato. Non lo sceglierei questo sotto, ma sceglierei decisamente Benissimo. Anche se il rosso non è un colore che mi piace, però mi rendo conto che poi, mi sta bene. Poi ecco, non è, poi magari è solo sufficiente un accessorio, sì, un orecchino, una spilla, però il rosso comunque è un colore, bravissima, un colore che ti dona. Questo decisamente mi piace molto questo. Mi piace più in questo io. Personalmente, poi... Certo. Ma infatti, qua ti vedo, qua ti perdo. Sì, assolutamente. Quindi cosa vuol dire? Che quando scelgo un colore per i capelli, per esempio, posso anche giocare con contrasti più forti. Una fantasia per un vestito, posso giocare con contrasti più forti, perché il tono su tono mi rende banale, ecco. Sì, assolutamente. Okay. Quindi... Bene Marta, sei una donna primavera, che bello, la primavera di Botticelli! Sì, magari. I tuoi colori sono caldi e chiari e sei da contrasti forti. Benissimo. Abbiamo detto che Marta è una donna primavera,
quindi colori chiari e caldi. La forma del viso è un ovale leggermente squadrato. Come fisicità è una donna diamante e lo stile è glam e fashion addicted. Ho voglia di rivoluzionarmi il look, i capelli, tutto quanto. Sono in una fase di autunno, diciamola così, e quindi ho tante aspettative per questa giornata, ma non so che cosa mi aspetterà. Sono pronta per il cambiamento. Di lei Margherita per il Creative Color e Valbona per il make up. Oggi abbiamo un compito molto molto importante. È una bella responsabilità, sì, direi. Perché quando vai a lavorare con un'amica, ma che fa il tuo stesso mestiere, lì devi muoverti coi passi giusti. Assolutamente, d'accordissimo. E poi avrà sicuramente una nostra immagine che rientra nel suo salone. Certo. Io avevo pensato a un mallet come taglio, perché comunque avendoli già corti non abbiamo tante chance, poi sempre per il fatto della forma del viso dobbiamo ammorbidire un po', quindi tenendo queste lunghezze sul collo è la cosa migliore. Tu che dici, Bona? Per il make up userò la palette Primavera perché sono i colori che gli stanno molto bene, che lo valorizzano. Bene. Io invece pensavo dei colori sicuramente complementari per lei, essendo anche una donna di grandi contrasti, colori complementari, ma sicuramente mi sono ispirata molto a un abito che ho visto nel suo garderoba, quindi e pensa ruberò quell'idea. E pensa che l'avevamo preso a Londra insieme. Mamma mia, bellissimo. Quindi la lascio tatuare il taglio e poi procederemo con Let's go! Resto. Oggi parliamo della linea Kajeput Wash & Deo, una linea di detersione intima e di deodorazione, senza parabeni, solfati e fragranze artificiali. Grazie ai probiotici contenuti nella linea, i batteri buoni vengono fortificati e mantenuti. Le erbe officinali contenute nella formula combattono le irritazioni e i cattivi odori. Il mio lavoro è la mia passione. E poi amo tantissimo gli animali, ho due gatti e un cane raccolti per strada, tant'è che a casa mia sono terrorizzati di quello che potrei portare a casa in futuro. Amo viaggiare, spero nel futuro di poter fare quello che amo di più, cioè i viaggi della mia vita.
cosa troviamo nell'armadio di Marta. Cosa vedo nei miei occhi? Bellissima camicia, ma non adatta alla sua fisicità. Per le donne diamante, bluse scivolate che non costringono il corpo. Non va appesantito da troppi dettagli, come in questo caso. Pizzo, voile, diverse texture del tessuto e il colore. Questo è un no! Questo è un bellissimo sì. Colore perfetto, questo color bronzo tangerine, perfetto. Ricordiamo, per la fisicità, sicuramente lo scollo a scialle e il monopetto, no doppio petto. Qui abbiamo un altro no, soprattutto per il colore. Per la forma potrebbe andar bene, ma il colore è un no. Bello, bellissimo questo rosso, questo punto di rosso, rosso valentino. Diciamo che questi pannelli leggermente in diagonale sono perfetti. Qui abbiamo un altro no, troppi dettagli, colore sbagliato. Bellissimo, perfetto per la sua fisicità. Il tessuto scivola sul corpo, benissimo, il colore perfetto, azzeccatissimo. Questo è un bel sì. Qui abbiamo un altro no, viola scuro. Potrebbe andare bene questa diagonale, ma il colore non la valorizza, no! Qui abbiamo un bel sì, camicia, un voile, c'è qualche dettaglio ma non è troppo, quindi proveremo a farglielo indossare con un bel pantalone, questo è un sì. Le donne diamante hanno sempre due belle gambe e vanno valorizzate dai pantaloni. Qui abbiamo due tipi di pantaloni, sigaretta e bootcut. Vanno bene entrambi, sarebbe meglio senza tasche con la zip laterale. Per quanto riguarda le scarpe, Marta ha il baricentro più alto di un centimetro. Benissimo, quindi cosa facciamo? Mettiamo le scarpe col tacco? Certo che sì, perché alzano anche la figura, quindi perfette queste di Valentino, dorate, babucce, vanno bene, se le può permettere per via del baricentro. Qui abbiamo due stivaletti, bellissimi, elegantissimi, perfetti. E ora vediamo i suoi outfit. Sei pronta, Marta, a vedere il tuo nuovo eye look makeup? Non vedo l'ora. Sono nuova completamente, non mi aspettavo questo look verde, ma mi piace da impazzire, molto molto molto, da domani sarà un altro giorno. Il programma è stato offerto da...